stessa identica storia. Sto qui come un babbeo a pescare pesci gatto nel Tigri. Beh, non c'è nient'altro da fare durante il weekend delle elezioni, capo. Ah? Basterebbe che il sultano votasse per me domani, così io potrei prendere il suo posto in modo del tutto democratico. Oh, la smetta di torturarsi, capo. Si metta il cuore in pace. Lo sa anche lei che è impossibile. E potrei sapere perché è impossibile. Perché il sultano vota esclusivamente per se stesso. Del resto la nostra legge glielo permette. È lui l'unica persona che ha il diritto di votare. E così le elezioni seguono sempre la stessa procedura. Oh, grande e unico elettore del sultanato, oggi è il giorno delle elezioni. No, di nuovo. Bene, dichiaro le elezioni del sultanato aperte. Sultano Dormir Ali. Il sultano ha espresso il suo voto. Dichiaro le elezioni del sultanato chiuse. I risultati delle elezioni sono i seguenti. Percentuale di affluenza alle urne 100%. Sua eccellenza il sultano Ali Dormir viene rieletto da una schiacciante maggioranza del 100%. È sempre la stessa solfa ogni maledetta volta. Non riuscirò mai a diventare sultano al posto del sultano. Così le verrà l'esaurimento, capo. Mi dia retta, capo, lei ha bisogno di svagarsi. Stasera andremo a spassarcela in un night. Come vorrei che il sultano votasse per me domani. Non pensi alle elezioni, capo. Guardi lo spettacolo, la distrarrà dai suoi problemi. Cosa potrei mai escogitare per riuscire a persuaderlo? Bravo! Sei forte! Bravo! E dopo il fantastico Fakiro Mille Chiodi, sono molto lieta di presentarvi un famosissimo mago, il grande Sapientone! Bravo! Convincerò questo coniglio a essere una gallina. Oh. Cosa? Jagajam. Quello è l'uomo che fa per me. Vieni, voglio fare due chiacchiere con lui. Oh no, capo. Senti, mago, ho bisogno dei tuoi poteri. Anche voi avete un coniglio da convincere? No, un sultano. Potresti convincere il sultano a votare per me? Io posso perfino persuaderlo a deporre un uovo. Visto che il sultano ha un profondo rispetto per la legge, non si opporrebbe mai ai risultati di un voto ufficiale e democratico. Su, accantoni quest'idea, capo. Smettila, io diventerò sultano al posto del sultano. Hai capito? Oh. E io, un momento, quale sarebbe il vostro piano? Che mi ostacola verrà sbattuto in gattabuia. Ah, capisco, questo piano è indubbiamente molto chiaro e preciso. Stando così le cose cercherò di far funzionare la nostra alleanza politica. A proposito, immagino che poi verrò nominato Gran Visir. Naturalmente mi sarà indispensabile l'appoggio di persone giovani e dinamiche disposte a seguirmi sulla strada del progresso. Che cosa? Un mago che diventa Gran Visir. Niente da fare, non se ne parla. Cari amici fakiri, mi è appena giunta la notizia che il sultano potrebbe avere intenzione di votare per un altro candidato, e cioè per Gran Bailam, l'abominevole Gran Visir. L'ho sentito stipulare un accordo con un mago, il nostro peggior nemico. Ragazzi, amici miei, la sola strada è convincere il sultano a votare per me. E quando io sarò sultano, darò chiodi gratis a volontà a tutti i fakiri qualificati! Bravo! Euro per mille chiodi, il nostro futuro sultano! Urrà! Urrà! Urrà!
chiudere subito in prigione. Un fakiro in prigione? No, aspettate, così gli fareste solo un favore. Lasciate fare, a me ci penso io. Shakazam! Perfetto, ora che abbiamo risolto il problema, vediamo di occuparci del sultano. No, meglio di no. Cosa hai detto? I fakiri sono senza dubbio delle creature disprezzabili, ma sono anche molto, molto pericolosi. Se riuscissero a influenzare il sultano, potrebbero provocare interferenze e disturbi statici alla mia magia. Tanto che i miei poteri potrebbero essere nulli il giorno delle elezioni. È già proprio così. I poteri di quel dannato mago sono troppo forti per noi. Dobbiamo chiedere l'aiuto del genio. Il genio non si è mai occupato di politica? Beh, so io come convincerlo. Avanti, qual è l'oggetto della tua richiesta? Ascolta, genio, di certo sei al corrente del fatto che il mago ha stipulato un accordo con il famigerato Gran Bailam. Certo. Bene, allora ti propongo di formare una coalizione con noi fakiri. Ricordati che i maghi sono coloro che ti hanno condannato a vivere nelle lampade, bottiglie, babbucce e altra robaccia del genere. Questa è un'occasione d'oro per vendicarti. Unisciti a noi nella lotta per sconfiggerli. Insieme sferreremo al nemico un colpo mortale. Lozione per capelli Ricciola d'Oro, usatela tutti i giorni e i vostri capelli brilleranno e saranno docili al pettine. Papiri anziti, signori, ce ne sono per tutte le tasche, i prezzi più modici di tutto il sultanato. Vogliamo mille chiodi, vogliamo mille chiodi. Proprio, ma l'opinione pubblica tende a cambiare idea, come puoi vedere. E allora che cosa aspetti? Fagliela cambiare di nuovo, avanti! Shakazam! Vogliamo Gran Bailam! 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 Vogliamo mille chiodi! Vogliamo mille chiodi! Vogliamo mille chiodi! Shakazam! Vogliamo Gran Bailam! Vogliamo Gran Bailam! Vogliamo mille chiodi! Vogliamo mille chiodi! Vogliamo Gran Bailam! Vogliamo mille chiodi! Vogliamo mille chiodi! Vogliamo mille chiodi! Vogliamo mille. Capo, io l'avevo avvertita, là fuori c'è la rivoluzione! Devi ristabilire la pace al più presto, il sultano potrebbe annullare le elezioni! Ok, c'è solo un modo per placare la collera di questa plebaglia! Shakazam! Base, li hai trasformati tutti in base, eh? Non ho avuto altra scelta. Perfino i geni sono impotenti contro i basi. Ai basi non importa niente della politica, se ne stanno fermi lì e basta. Capo, ho il sospetto che qualcuno stia bussando alla porta. Bene, abbiamo trovato il Gran Visir. A te, genio, voglio vederlo strisciare ai miei piedi. Mago, sbarazzati subito di quel verme. Shakazam! Ma ecco dove sono andati. Senti, amico, che ne diresti di lasciarli ai loro meschini battibecchi? Ok, io adesso me la spaglio il più lontano possibile dal visir. Già. Oh, grande, unico elettore del sultanato, oggi è il giorno delle elezioni. Oh, di nuovo. Sultano dormirà lì. Il sultano ha espresso il suo voto. Dichiaro le elezioni del sultanato chiuse. Il nostro sultano Ali Dormir viene rieletto dalla schiacciante maggioranza del 100%. Ora dovrò aspettare altri 10 anni prima delle prossime elezioni.
Non si preoccupi, capo, vedrà che presto si riscatterà, sempre che qualche pesce affamato non la divori prima.